Noi siamo fortemente contrari a un piano del Consiglio di amministrazione che prevede un ridimensionamento drammatico della nostra azienda. L'idea di esternalizzare le riprese TV delle squadre esterne, di vendere Rai Way, che è l'azienda che riesce a far arrivare sugli schermi degli italiani il segnale video, mentre altre aziende come Mediaset stanno cercando di acquisire, di diventare quasi monopolisti del settore. Ecco, ci sembra che questo piano del Consiglio di amministrazione equivalga allo smantellamento definitivo del servizio pubblico. Gli sprechi sono l'esorbitante ricorso al personale esterno, l'esorbitante ricorso a risorse esterne. Noi diciamo che siamo dei professionisti, siamo capaci di svolgere questo lavoro, l'abbiamo svolto, è una professionalità trentennale, non vogliamo che vada persa e vogliamo che venga utilizzata. Un direttore di tanto tempo fa, Biagio Agnes, che diceva questa è la RAI, qui entrano i soldi dei partiti e di qui escono i voti. Questo era il modello della RAI di un tempo. Beh, questo modello non funziona più e lo sappiamo tutti, ma noi diciamo anche che abbiamo dei modelli da proporre e dei modelli che possano evitare l'alternativa secca al fatto che qualcuno debba avere i soldi per poter godere di una televisione in maniera normale. Noi pensiamo che il pagamento del canone sia sufficiente, anzi sia un contributo che potrebbe anche essere rivisto in una maniera con una proporzionalità adeguata. Il minimo garantito deve essere fornito ai cittadini e questo minimo garantito deve essere fornito dalla RAI.